due parole, una mini recensione come facciamo sempre su tutta la wave delle Speed Champions di giugno 2024. Una bella carrellata di auto, non tutte clamorose, però secondo me non c'era nessuna veramente brutta. Devo dirvi che quantità di adesivi importante, soprattutto nella Formula 1, dove però secondo me ha molto più senso. Cioè, il problema degli adesivi non è quando fai lo sponsor, il problema degli adesivi è ovviamente quando provi a farci le linee della macchina. E qua onestamente non succede tantissimo. Formula 1 molto in linea con le altre, dall'altro questo pezzo qua invece non è adesivo. Io la logica con cui loro usano gli adesivi non l'ho proprio mai capita. Comunque ci sono in queste Speed Champions tanti pezzi unici, quindi sarà molto difficile ricostruire queste auto se uno volesse farlo. Delle Aston Martin non ho troppo da dire, cioè questa è bellina, molto classica, questa è assolutamente una macchina che non ti dà delle grandi soddisfazioni, fa il suo, super onesto, a livello anche di soluzioni. Posso dire più o meno lo stesso anche di questa Mercedes qua, molto diverso invece il discorso per quanto riguarda la Broncos, che in realtà nella serie per me non ci sta, come tipologia di auto non ci sta neanche troppo bene, però è un progetto della Madonna, ha delle soluzioni incredibili, super diverse, e peserà tipo il triplo rispetto a una Speed Champion normale, e aiuta la tipologia di macchina molto quadrata assolutamente per farne un modello quasi perfetto, ma è un modello veramente veramente molto bello, assolutamente anche da montare. Infatti c'ha una busta in più rispetto al solito, avrà parecchi pezzi in più, non ho proprio niente da rimproverargli. L'altra macchina secondo me molto particolare è la Lamborghini, la Vision, perché proprio per tipologia di auto deve prendere delle soluzioni completamente pazze, diverse dal solito, ci riesce abbastanza bene nelle forme, c'ha tra l'altro il vetro che è super particolare, molto unico, cioè questa è veramente una di quelle che avrà un valore incredibile. Ci sono degli adesivi qua che vogliono riprendere luci, fari, di cui avrei fatto un po' a meno, cioè spara un po' queste luci iniziali fatte con un po' pezzi unici, un po' ad adesivi, però nel complesso gli è riuscita benissimo, cioè è un modello stupendo di una macchina completamente pazza e tamarra, non è proprio la tipologia di macchine che preferisco, però comunque ci sta assolutamente per il lavoro hanno fatto. Questa ha veramente tanti 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 adesivi rispetto alle altre, che comunque ne hanno, le Speed Champions comunque hanno tanti adesivi di loro, mischiati anche a dei bei pezzi unici. Comunque cresce la linea delle Formula 1, è una wave secondo me bella bilanciata, perché c'è la Formula 1, ci sono un po' di macchine classiche, c'è la supercar, c'è una Jeep, c'è bella 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 wave annunciata, si è cominciata a rumoreggiare di un'altra wave ad agosto con un paio di macchine, ci sta, però veramente le hanno fatte troppo ravvicinate queste, comincia veramente a essere difficile stargli dietro. Sono belle, mi fa piacere, però marzo, giugno, agosto comincia a essere troppo, non vorrei che nella loro testa adesso ne escono 5 ogni 2 mesi, che mi sembrerebbe veramente esagerato. Bellissime anche questa Mercedes qua, che vi dicevo più classica, con un vetrino comunque ribassato molto bello, fa una porca figura, la trovo veramente una meraviglia per forma e tutto. Poi ragazzi, non sto qui, e questa cosa l'ho detta sempre sulle Speed Champion, a giudicare se siano uno a uno perfetto, perché quello secondo me dipende molto anche dalle forme dell'auto originale. Sto giudicando se hanno una bella, è un po' come il ragionamento che faccio sulla Gioconda, se hanno un bel aspetto che vada, che ti fa venire in mente quella macchina, secondo me quello è importante. È chiaro che se fai l'F40, secondo me per come è la macchina devi farla uno a uno, con altre più stondate è assolutamente più impossibile farle con il Lego. Io mi entusiasmo sempre quando le monto, perché sono proprio, hanno i dettagli, le tipologie, le soluzioni che usano per arrivare a fare certe cose, secondo me sono proprio fantastici. Grazie a tutti signori, ci vediamo prossimamente.